Raffaello Sanzio, uno dei più grandi artisti del Rinascimento, nasce a Urbino, nelle Marche, che in quegli anni è un importante centro artistico, nel 1483. Suo padre, Giovanni Santi, è un pittore apprezzato alla corte rinascimentale dei duchi di Montefeltro. Così Raffaello frequenta con il padre Palazzo Ducale, dove può ammirare le opere di grandi artisti come Piero della Francesca e Antonio del Pollaiolo. Diviene allievo del Perugino, che agli inizi del Cinquecento era il pittore più ricercato dell'Italia centrale, e presto dimostra tutta la sua genialità, superando perfino il maestro. Nel 1504 Raffaello si sposta a Firenze, dove conosce le opere di Michelangelo e Leonardo da Vinci. Stimolato dal lavoro innovativo dei due grandi artisti e dal clima cosmopolita della Firenze Medicea, realizza importanti dipinti, tra cui le sue più celebri Madonne. Nel 1508 arriva la svolta. Papa Giulio II lo chiama a Roma per dipingere le stanze vaticane, in particolare gli appartamenti papali. Il Papa è così colpito dal suo talento da distruggere i lavori realizzati fino a quel momento per le sue stanze private. A Roma Raffaello rimarrà fino alla morte, sopraggiunta nel 1520. A quell'epoca l'artista aveva solo 37 anni, ma era già diventato un mito. Il genio di Raffaello emerge già in una delle sue prime opere, Lo sposalizio della Vergine, ispirato da un dipinto sul medesimo soggetto eseguito nello stesso periodo dal suo maestro Pietro Perugino. Siamo nel 1504 e Raffaello ha da poco compiuto 21 anni. Soffermiamoci sulla definizione dello spazio. La prospettiva utilizzata da Raffaello è decisamente più accentuata e al tempo stesso più armonica. Osserviamo le figure nella parte alta del dipinto, che diventano più piccole verso il fondo a dare l'idea della profondità dello spazio. E la pavimentazione, composta da lastre quadrangolari a colori alternati che esaltano la perfezione della geometria prospettica e guidano lo sguardo verso il fuoco prospettico, collocato in corrispondenza della porta del tempio sul fondo. La composizione rivela un perfetto equilibrio tra spazio e figure. Il sacerdote, simbolo di Cristo, è un personaggio centrale nella scena del matrimonio. Su di lui fanno perno due semicerchi, uno aperto verso lo spettatore, l'altro verso il tempio. Il tempio sullo sfondo, che ricorda il tempietto di San Pietro in Montorio, a Roma, progettato da Donato Bramante, è un edificio a pianta circolare. Il cerchio, infatti, nel pensiero classico e nell'iconografia cristiana, è simbolo di perfezione e comunica l'idea di un ordine stabile e definito. Anche le figure in primo piano sono aggraziate nei movimenti e prive di tensione. Nella folla si individuano due gruppi diversi, tra cui il sacerdote funge da anello di congiunzione formale e simbolica. A sinistra il gruppo calmo e composto delle giovani che accompagnano Maria. A destra i personaggi maschili sono più dinamici, con Giuseppe in posizione avanzata, l'unico con la verga fiorita, accanto ad un pretendente che, irato, spezza il suo ramo poiché non è stato scelto da Maria come suo sposo. Infine i colori, tornati al loro antico splendore dopo il restauro del 2008-2009. La pavimentazione e il tempio hanno un colore ambrato che conferisce al dipinto un'atmosfera calda e che mette in risalto il tono degli abiti, il blu intenso del mantello di Maria e i rossi e i verdi delle vesti. Colori complementari che si esaltano a vicenda fino al bianco della fanciulla alle spalle della Vergine. Raffaello ha avuto una vita breve ma intensa, tale da rivelare uno straordinario e felice rapporto con la sua arte. Raffaello è solare, luminoso, non conosce tormenti, e la sua arte è la ricerca suprema della bellezza e dell'armonia.